entrate in un giardino di piante, d'erbe, di fiori. Sia pur quanto volete ridente, sia nella più mite stagione dell'anno. Non potete volgere lo sguardo in nessuna parte che non vi troviate del patimento. Là, quella rosa è offesa dal sole che le ha dato la vita. Si corruga, langue, appassisce. Là, quel giglio è succhiato crudelmente da un'ape nelle sue parti più sensibili, più vitali. Il dolce miele non si fabbrica dalle industriose, pazienti, buone, virtuose api senza indicibili tormenti di quelle fibre delicatissime. Quell'albero è infestato da un formicaio, quell'altro da bruchi, da mosche, da lumache, da zanzare. Questo è ferito nella scorza e bruciato dall'aria o dal sole che penetra nella piaga. Quello è offeso nel tronco o nelle radici. Quell'altro ha più foglie secche, quest'altro è roso, morsicato nei fiori, quello trafitto, punzecchiato nei frutti. Questa pianta ha troppo caldo, questa troppo fresco. Troppa luce, troppa ombra, troppo umido, troppo secco. L'una patisce incomoda e trova ostacolo e ingombro nel crescere, nello stendersi. L'altra non trova dove appoggiarsi o si affatica e stenta per arrivarvi. Intanto tu strazzi le erbe coi tuoi passi. Le stritoli, le ammacchi, ne spremi il sangue, le rompi, le uccidi. Quella donzelletta sensibile e gentile va dolcemente sterpando, infrangendo steli. Il giardiniere va saggiamente troncando, tagliando membra sensibili, con le unghie e col ferro.